Venerdì i rossoblù all'Esame Empoli, una gara che potrebbe riconsegnare al Crotone maggiori probabilità di accesso diretto alla Serie A. Non sarà una partita facile, anche perché i toscani, dall'alto dei loro 62 punti, che significano più 4 su Crotone e Latina, vorranno incrementare il distacco per evitare i playoff. Non sarà la partita della vita per i crotonesi, ma non perdere significherebbe tanto se si tiene in debito conto anche l'incontro che nell'infrasettimanale di martedì porterà il Latina allo Scida. Cinque gare alla fine di un campionato avvincente come quello del Crotone, che seppur non pensandola in un certo modo, allo stesso tempo però non consente distrazioni o errori di valutazione. Il Crotone ha le capacità di centrare i playoff, grande risultato che lo sarebbe ancor di più se li centrasse da terza della classifica, una posizione che consentirebbe di guardare dall'alto l'evoluzione degli incontri spareggio. Il club velico di Crotone ha salutato i velisti italiani dopo 4 giorni di intense regate, un gran successo non solo turistico, che consentirà a 4 atleti crotonesi di partecipare alle prossime selezioni finali di qualificazione che si terranno a Follonica. Venturino, sono state veramente delle giornate eccezionali, coronate dalla qualificazione di 2 atleti crotonesi. Questo ci rende onore perché significa che si lavora bene. Certo. È importante questo, ribadirlo anche, perché nella stessa zona che comprende la Calabria e la Basilicata, i 4 atleti che si sono classificati per questa selezione ci sono stati 4, ed erano tutti e 4 di Crotone, 2 del Club Iberico e 2 della Lega Navale. E la cosa più bella è che 2 di questi sono entrati nella Gold, quindi significa che si giocheranno i mondiali ancora a Follonica. Con la speranza di poter qualificarsi per queste finali. Certo, non hanno perso le speranze, ancora hanno possibilità di qualificarsi e mi auguro che ce la facciano per loro. Francesco, hai voluto tutti loro per quale motivo? E perché la regata l'hanno vinta loro. E poi dobbiamo soprattutto tenere presente, ringraziando anche la Lega Navale, che abbiamo 2 ragazzi per le qualificazioni prossime. Questo ci rende onore perché significa che a Crotone si lavora bene. 4 ragazzi, fra i 160 timonieri più bravi d'Italia. 2 ragazzi fra gli 80 timonieri più bravi d'Italia, il nostro Demetrio Sposato, secondo atleta del 2002, quindi il risultato sportivo c'è, ma noi puntiamo a ben altro, noi puntiamo a creare le condizioni perché questi atleti non abbiano limiti e possano, lavorando con serietà, raggiungere l'obiettivo delle Olimpiadi se solo lo vorranno. Il resto, ecco, le condizioni, le opportunità sì. E poi un trionfo per la città. E la città deve riconoscenza a tutte queste persone che sono a fianco a me perché facciamo l'esempio del calcio. La partita si gioca in 11 e quindi se mancano uno, due, tre elementi non c'è nessuna possibilità di successo. Chi pensa che il circolo possa essere ricondotto a una individualità o a più individualità non ha capito niente. In realtà questo è un circolo fatto da decine e decine di ragazzi come questi che sono il fiore all'occhiello della nostra città. Complimenti per la tua lealtà e la tua sportività. Archiviamo questa stupenda gara, queste giornate che sono state stupende per la nostra città. Cosa avete in cantiere? Cosa avete in pentola che bolle? Neanche sotto tortura, te lo dico. No, lo devi dire perché qualcosa la so. In realtà noi abbiamo dei programmi ambiziosissimi, ci sono candidature importanti per regate importanti, io però vorrei dire le cose dopo che le ho fatte, noi vogliamo dire le cose dopo che le abbiamo fatte. Annuiva, il signor Calzone annuiva. E ci saranno tanti altri momenti come questo, ci saranno anche tante altre cerimonie di premiazione di atleti importanti, perché questo palcoscenico naturale che abbiamo davanti non merita di essere trascurato. L'abbiamo trascurato per tutti anni, per troppo tempo non è stato compreso il potenziale. Andando in giro per l'Italia e parlando con amici come Venturino Pugliese abbiamo compreso quanto sia forte tutto questo, quanta forza abbia e quanto si possa fare. Perciò non ci fermiamo più. Ragazzi, chiudiamo con un applauso per piacere. Bravissimi, bravissimi, bravissimi.